Ciao a tutti, ho appena finito di leggere Tre piani di Eshkol Nevo. Eccolo qui. Dell'autore abbiamo già parlato, un autore israeliano, abbiamo parlato della simmetria dei desideri. Parliamo questa volta del suo ultimo romanzo, Tre piani, appunto. Partiamo dal titolo. Il titolo Tre piani fa riferimento innanzitutto ai tre piani di un piccolo condominio localizzato nella provincia di Tel Aviv. Ogni piano racchiude un personaggio, o meglio, uno dei protagonisti di tre storie distinte che nell'arco del libro vedrete si incrociano. Cosa succede? Ogni piano appunto racchiude, ospita un protagonista la cui storia viene srotolata e rivelata al lettore tramite la narrazione dell'io narrante, quindi è alla voce interiore, proprio all'interno del racconto. La caratteristica comune è che ogni protagonista racconta la propria storia e svela via via il suo pensiero, fatti, segreti e pensieri più intimi ad un interlocutore più o meno immaginario, che non è presente fisicamente nella storia, ma che permette al protagonista di raccontarsi, di svelarsi nell'intimo e fino a creare una sorta di suspense, perché l'autore è bravissimo a svelare poco a poco quello che è il segreto del personaggio, quelli che sono gli avvenimenti che ci daranno una visione completa di quella che è la storia che ci viene raccontata. Un elemento particolare è parte sempre dal titolo Tre piani. Tre piani fa riferimento in realtà anche alla teoria di Freud dei tre stati dell'animo, quindi es, io e superio. Vi consiglio di andarvi a leggere questa teoria, di approfondirla solo dopo aver letto l'intero libro. Questo perché? Per non crearvi preconcetti o aspettative particolari, ma solo dopo potrete effettivamente apprezzare e applicare quanto letto sul testo, sulla narrazione che il nostro autore ci fa. Ogni personaggio, ogni protagonista di queste tre distinte storie, si svela appunto poco a poco, dicevamo. Ma ha un'evoluzione interiore, per cui i fatti narrati dallo stesso protagonista ad un interlocutore esterno ci servono a capire, a percepire quello che è lo struggimento interno, l'evoluzione e i sentimenti di fronte a fatti veramente importanti che colpiscono ogni personaggio. È interessantissimo capire, percepire appunto che per ogni personaggio ha un punto di partenza, un punto d'arrivo, attraverso il quale poi si scoprirà una persona diversa o comunque scoprirà dentro di sé delle debolezze. C'è un percorso all'interno di ogni storia che cambierà il personaggio. E noi veniamo presi per mano, grazie ad una narrazione molto, intensa, non noiosa, ma allo stesso tempo, sufficientemente descrittiva per farci sentire accanto al personaggio. Noi siamo dentro la storia. A me è sembrato di visualizzare persino i lineamenti di essere partecipe alla storia, di sentire i personaggi respirare accanto a me, e a tal punto da scoppiare a piangere in mezzo degli sconosciuti in treno mentre finivo di leggere il libro. Le tre storie sono diverse, appunto perché, come vi dicevo prima, si basano su questa teoria dell'io, o meglio, dei tre stati dell'animo di Freud. Vi invito a comunicarmi, a farmi sapere qual è la storia che vi è piaciuta di più. Io la mia ce l'ho, la mia storia preferita, ma non ve la posso svelare per non crearvi preconcetti o pregiudizi. Un'altra cosa interessante è la location. Dicevamo che questo piccolo condominio è situato nei pressi di Tel Aviv.
E ancora una volta, così come ho avuto modo di assaporare nei precedenti libri, l'autore è in grado di presentarci la cultura israeliana senza però, senza fanatismi o senza affermare o farla vedere come la migliore in assoluto. Ci mostra il bello e il brutto, con punte di criticità e comunque ci permette di apprezzare sullo sfondo di ogni storia quella che è la situazione economica, politica, sociale e culturale di un paese come Israele, che ha una storia molto ricca, molto particolare e anche controversa a tratti. Perciò non vi resta che leggerlo, sarei felicissima di avere un'interazione, quindi di ricevere i vostri commenti sul libro, sui personaggi e, come dicevo prima, sulla vostra storia preferita. Ciao e grazie per avermi ascoltata.